luglio, 3 luglio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 luglio, al 17 sera ha detto il suo procuratore: mi accontento di 4 e mezzo, accettiamo la proposta della Roma, basta aspettare l'Inter. Inter che in questo momento è in grande difficoltà, perché bisogna essere bravi a fare gli acquisti e l'Inter ha dimostrato di essere bravissima, ma bisogna anche essere bravi a fare le cessioni e in questo caso l'Inter non riesce a cedere mezzo giocatore perché Pinamonti ce l'ha ancora sul groppone. Stesso discorso per Skriniar, che non è andato al Paris Saint Germain, e Sanchez, che si è legato mani e piedi alla Pinetina. Alfredo Pedulla, ben ritrovato. Ben ritrovato. Tra l'altro i milioni poi alla fine saranno 10 e non 5, perché la Juve mette altri 5 milioni di bonus, se entra Ranocchio o meno non lo so. Le trattative, c'è un cartello grande quanto un palazzo, da quando c'è il mercato anche 50 anni fa e a maggior ragione ci sarà tra 30 anni. Le trattative vanno chiuse. Noi abbiamo, sembrava quasi come se stessimo raccontando delle barzellette, noi abbiamo sempre detto: se è promessa all'Inter, vuole l'Inter, ha detto no a tutti, mi riferisco a Bremer, non vuole firmare per altri, è un discorso che parte a dicembre, confermata a gennaio, confermata a marzo, confermata. Se non chiudi, se non te lo portano via. Io adesso sulla proprietà Suning ho dei miei dubbi grandi, grossi, perché comunque così mandi in difficoltà il lavoro di chiunque. Ma se tu tieni la porta aperta e giustamente una tua cessione che era partita prima, quella di Skriniar, ma non si è concretizzata, è una cessione che è partita dopo, ne abbiamo parlato, ne abbiamo anticipato il 1° luglio, il Bayern su De Ligt, e si è concretizzata, loro hanno più soldi, tu stai ancora pensando e loro se lo portano via. Dybala è una storia a parte, noi su Dybala non abbiamo mai detto neanche un secondo è fatta per l'Inter, andrà all'Inter, noi abbiamo detto sempre aspettare all'Inter, poi l'Inter si è incartata, gli incontri li ha fatti l'Inter, le bugie bianche le ha dette Marotta, voglia a tutti i costi Dybala, ha detto Marotta, noi possiamo accompagnare le trattative ma non ci mettiamo la firma. La roba di Bremer per me è clamorosa, perché è la sintesi di un'incompiuta clamorosa. Poi tu mi puoi dire domani rinnova Skriniar, domani prendono un altro, tra l'altro su Milenkovic c'è anche la Juve, non soltanto l'Inter, che potrebbe prendere due difensori se uscisse Rugani, ma questo è un altro paio di maniche. Le trattative allora non le devi impostare, se tu non hai la disponibilità di chiudere un affare devi dire a un certo punto a Bremer a maggio: guarda che sei libero di accettare altre cose. Io... perché così sono brutte figure, io non sono nostre ma di tutta la ricostruzione di Alfredo. Però creo subito la discussione su una cosa, non sono troppo d'accordo con Alfredo, lo dico anche in diretta senza problemi. Secondo me in questo caso Suning non ha colpe, perché i dirigenti dell'Inter sanno che la proprietà non si può prendere un rischio. Se non mi hai venduto Sanchez e a bilancio ce l'ho a 7 milioni netti a stagione, non ti posso dire ok prendi pure Dybala a 4,5-5,6, perché io sono la proprietà, tu prima mi vendi il giocatore. Stessa cosa per Skriniar. Qui il problema è che i dirigenti dell'Inter, che rispettiamo, che sono degli amici, che sono dei grandissimi professionisti, però a Sport Italia abbiamo sempre detto quello che pensiamo, l'Inter questa volta è venuta meno. Il re del mercato, che per me è Beppe Marotta, la Juve gliel'ha incartata. Possiamo parlare fino a domani mattina, la Juve l'ha incartata a Beppe Marotta perché anticipa la cessione di De Ligt, ha i soldi in tasca e ti va a fregare Bremer, che era già promesso sposo da venerdì definitivo. E quando tu non hai soldi perché non hai venduto Skriniar, perché non hai venduto Pinamonti, perché non ti sei liberato di Alexis Sanchez, Pietro Leonardi, il mercato dobbiamo essere tutti bravi a comprare, ma bisogna essere soprattutto bravi a vendere, e in questo caso l'Inter, mi dispiace dirlo, al 18 di luglio ha ancora troppi giocatori che non riescono a piazzare. Leonardi. Buonasera. Pietro? Direttore? Vediamo se c'è. Sì. Hai capito? Ci sono. Ti ho fatto una domanda, hai sentito? Sì, intanto ho detto buonasera a tutti, anche agli ospiti. Mi era mancato il buonasera. Eccolo qui. Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera. Che ne pensi? Io ne penso, che devo pensare? Penso che quello che è stato detto da te e da Alfredo è assolutamente corretto, però rimane un fatto sostanziale, che se c'è una disponibilità da parte del club soltanto nel momento che si cede, poi può capitare che non si riesce a cedere, e a quel punto, come si diceva prima, come diceva prima Alfredo, magari uno si deve liberare dell'impegno anche di un certo tipo. Io però ribadisco anche il concetto, cioè chi è forte nel mercato è quello che chiaramente c'ha i soldi nel momento specifico.
la Juventus è riuscita a vendere prima il calciatore e tempo indietro magari il giocatore in quel ruolo lì più ambito poteva sembrare essere Skriniar, no? È anche vero dall'altro lato che tecnicamente per gli ultimi, e almeno dal mio punto di vista, negli ultimi risultati dell'ultimo campionato, chiaramente Skriniar è stato decisivo per l'Inter, non tanto come De Ligt per la Juventus. Questo che vuol dire? Vuol dire che o l'Inter in questo momento specifico fa una scelta ben precisa, che non vende più Skriniar, e allora a quel punto, anche se ha preso un impegno e poi dopo lo rinnega, ma poi nel calcio ci sta che ti tieni magari aperte le possibilità nel momento che vendi, no? E allora a quel punto lì, adesso se loro tengono Skriniar non è che si indeboliscono obiettivamente, magari come dice Alfredo fanno una brutta figura da un punto di vista diciamo così mediatico, di quello che può essere sì, più che altro mediatico, però non è che si indeboliscono per quanto mi riguarda. La Juventus invece da quel punto di vista ha venduto un calciatore che per quanto era stato pagato non mi sembra, almeno il mio modesto parere, abbia dato quel risultato per l'acquisizione che era stata fatta, quindi sostituire, incassare da De Ligt per poi sostituirlo con il difensore magari che è andato meglio in questa stagione che Bremer, ha sicuramente fatto un doppio affare. Però io, siccome che un pochino di mercato l'ho fatto, dico che le operazioni si deve sempre aspettare all'ultimo, un po' quando si dichiara che l'offerta è finita, che più di quello non c'è, oppure quegli altri sono sicuri in quell'altra maniera, magari domani viene ribaltato tutto ancora una volta, perché se la storia, come viene detta e come ho ascoltato stasera, di Bremer di vecchia data, probabilmente si può dire un qualcosa che poi non appartiene alla verità. Questo è giusto, mi è capitato, anche perché, bravo direttore, perché questa è un'altra situazione. Stasera l'incontro c'è stato tra l'Inter e il Torino. L'Inter dice 30 sono, non giochiamo al rialzo e non entriamo nell'asta che sta creando la Juventus. Ma questa notte Marotta e Ausilio non andranno a dormire a mezzanotte e mezzo, perché l'Inter comunque ci vuole ancora provare. Domani però c'è l'incontro della Juventus, bisogna capire se c'è la possibilità di velocizzare qualcosa in uscita per provare a fare quel famoso tesoretto. Gianluca Paparesta, poi torniamo anche da Petula. Sì, vai Alfredo, Paparesta, poi dimmi. Vai Gianluca, no prima Gianluca, vai. No, sicuramente quello che è stato detto fa riflettere tanto. È chiaro che il mercato è un mercato che si sta muovendo con nomi importanti, con cifre importanti. Ricordiamo però, perché siccome abbiamo criticato Ausilio e Marotta sono gli stessi che sono riusciti a vendere a 110 milioni Lukaku al Chelsea e riportarlo a 10 milioni l'anno dopo. Quindi, e devo dire anche un'altra cosa, anche un po' per essere un po' fuori dal coro, perché altrimenti c'è da dire anche che Bremer sarebbe andato all'Inter o andrebbe all'Inter in sostituzione di Skriniar, ma Skriniar non è ancora uscito. È quello il problema, e quindi a questo però, punto il tesoretto dovrai trovarlo facendo forse qualche altra operazione in uscita, però, diversa da quella di Skriniar, perché altrimenti giustifichiamo quello che avete detto, perché non puoi perdere Skriniar e non sostituirlo con un giocatore di ricordiamo che Skriniar non viene neanche convocato. Sabato abbiamo trasmesso la seconda sfida precampionato dell'Inter contro il Monaco, con la difesa dell'Inter ha fatto fatica, Alfredo, ricordiamo, poi andiamo a Torino da Giovanni Albanese e a Milano da Viscogliosi. Skriniar non viene neanche convocato e ha un accordo col Paris Saint-Germain dove guadagna più soldi rispetto all'Inter, quindi adesso devi andare da Skriniar, non parti più, però i soldi sono gli stessi e non prenderai i soldi che dovevi prendere a Parigi. Vagliela dire. Ma io adesso questo volevo dire, per questo partivo dalla proprietà. Perché da una vita stanno facendo mercato a zero, senza budget. E quindi, secondo voi, è giusto che Skriniar salti le prime due partite perché così doveva essere, per stare chiusi in un albergo, e adesso all'improvviso diventa fondamentale rinnovargli il contratto perché hai perso l'autobus e perché il PSG? Mi sembra giusto? A me non sembra giusto. Gestione sbagliata. E quindi io torno sulla proprietà.
L'Inter ha bisogno di una proprietà più forte. L'Inter ha bisogno di una proprietà più autorevole. L'Inter ha bisogno di una proprietà che non faccia sempre facciamo più al costo di dire che poi vedi Skriniar uscire dall'albergo con Pinamonti, dice ma com'è tutto a posto, ma gli altri però la gestione giocando, di Skriniar Alfredo scusami non è della proprietà, ci sono i dirigenti, quando dobbiamo fare i complimenti li facciamo ai dirigenti, quando dobbiamo fare le accuse le facciamo alla proprietà, così è facile. Ma cosa devono fare i dirigenti se loro non devi mettere Skriniar sul mercato che non lo convochi per le amichevoli sapendo che non è chiuso ancora Bremer? Se non l'hai chiuso non puoi prendere Skriniar, resta in albergo, gioca sui due tavoli. Gli avresti dovuto far giocare le amichevoli, sono d'accordo con te, evidentemente è una cosa anche tecnica, è una scelta, ma dobbiamo ricordarci che sabato sera Inzaghi bramava per l'arrivo di Bremer e ha detto io spero che i miei dirigenti lunedì me lo portino, non ha fatto il nome ma era Bremer. E quindi questo cosa mi fa pensare? Che non è possibile per me tenere in ostaggio, passami il termine, per 7 mesi un calciatore che dice che vuol venire da te, tu stai aspettando se esce Sanchez, se esce Pinamonti, se rilancia per Skriniar, ma non è possibile, la proprietà deve avere un altro spessore per me, non è possibile questo. Non è possibile perché comunque tu sei l'Inter e Bremer lo liberi il 15 giugno. Bene, un mese fa, gli dici caro Bremer. Se parli di proprietà anche la Juventus non prende Bremer, se prenderà Bremer perché la proprietà ha messo più soldi. Prima hanno venduto De Ligt, prendo i soldi, parte dei soldi li reinvesto in Bremer. Questa è la grande differenza, che la Juve ieri notte non dormiva però, e ha venduto. A proposito di proprietà, bisogna spendere 75, una parola. Però 75 a gennaio l'hanno messi per Vlahovic. Appunto, devi mettere. Qui devi fare sempre più. Ho capito, gennaio comunque non è una roba di 6 anni fa, è una roba di pochi mesi fa. Qui devi sempre pensare a fare più. Se non fai più, io non le ho esaltate, quindi non mi contraddico. Ma operazione Sanchez Vidal 7,5, 8 milioni a 32, 33, 34, per me sono delle operazioni che poi diventano un castigo. Perché Sanchez non se ne andrà fin quando non gli diranno mi dai il doppio della buonuscita. E quindi sono tante cose che alla fine pesano. Parto dal presupposto fondamentale, sì, appunto, gente di 30, non devi fare più 3 anni a gente di 32, 33 a 7 milioni e mezzo. Per me è una roba che non cosa esiste. Cosa che la Juve ha fatto con Di Maria un bilancio anno. Che però, quello che volevo dire a proposito per me, di... Io sono sempre per un anno. A proposito di proprietà, siamo sicuri che una proprietà intelligente che cerca di essere il più accurato possibile ma allo stesso tempo rafforza ogni anno la squadra anche in extremis, cioè Cairo, non abbia voluto aspettare un po' di più proprio per cercare di capire se c'era interesse da parte di altri club per far salire anche il prezzo del giocatore. Cairo ha fatto la sua partita, la sta Cairo facendo fatto, bene. Quindi dico complimenti a Cairo, da qui volevo arrivare. Sicuramente ci può essere un problema a livello Inter di società perché non ha la forza, ma la bravura è anche quella di Cairo che è riuscito a metterlo sul mercato dicendo al giocatore io ti rinnovo, però adesso ti prometto che comunque andrai in un grosso club, ma fino a che non lo troviamo insieme tu stai qui e facciamo crescere il tuo Cairo, valore. In questo caso è fuori discussione, quando dobbiamo bastonare mediaticamente Cairo lo fatto. Facciamo stavolta cosa un gran lavoro, è in perfetta regola, è l'Inter che sta venendo beppe meno e si sta facendo bruciare comunque due calciatori. Lasciamo stare Dybala, un discorso a parte, tra poco ci parleremo perché la Roma comunque se Dybala sta bene ha fatto una grandissima operazione, però su Bremer si sta scatenando il putiferio. Non parliamo di Baresi, parliamo di un buon difensore, un ottimo difensore, non è Franco Baresi, però è questo derby d'Italia interiore che sta finendo un po' male. È molto più forte di quello che hanno venduto la Juve. Com'è? Tu sai come la penso su De Ligt. A me non piace per niente, perciò credo che la Juve ha fatto un grande affare a darlo via. E secondo me Bremer, non so se andrà alla Juve, è un ottimo acquisto. Oggi è uno dei difensori più forti che ci abbiamo in Italia. Però qui... dici bravo Cairo, però chiede ai tifosi del Toro se dicono bravo a Cairo, cioè qui credo che una volta devono dare il merito alla gente che gli ha fatto rinnovare il contratto e poi insieme alla gente
a vendere il giocatore. Poi ricordiamo anche una perché ricordate che Bremer era in scadenza di contratto. Assolutamente. Sono quindi la società non se l'è fatto sfuggire. Sicuramente la gente. Tu sei di parte. Allora, se va via. È un bandito la gente, rimane e brava la società, spiegatemi, cioè voglio dire che non ho detto questo, che sia la gente ma la società non se l'è fatto sfuggire al momento giusto, l'ha portato al tavolo e ha detto guarda, io ti do la mia parola che andrai in un grosso club, adesso rinnoviamo, così noi ti stiamo dando l'opportunità. Invece quando ha fatto questo aveva già un accordo ben preciso all'epoca e che Bremer doveva andare all'Inter? Ma sì, ma ragazzi, scusatemi, ma può essere anche questo. Venerdì avevano fatto tutto. Cioè, voglio dirti, perciò alla fine lo sanno solo loro e non si sa come andrà a finire. C'è un altro inghippo in questa storia, che c'è Busardò che lavora per portarlo all'Inter e poi Skriniar, sempre Busardò lo deve portare Skriniar al Paris Saint-Germain. No, e c'è il procuratore brasiliano che sta parlando con la Juve. Ragazzi, capite che è tutto molto complesso. Caracciolo, quante volte sei andato a dormire durante il mercato che dovevi andare in una squadra e ti sei risvegliato la mattina e sei andato in un'altra? C'è un esempio? Ma sì, io sono particolare. Se i miei mercati alla fine sono tutti legati al Brescia, quindi c'erano mercati dove c'erano tante squadre, ma alla fine mi svegliavo e decidevo sempre Brescia. Però io credo che in questa situazione c'è qualcosa che noi non sappiamo, perché se un giocatore non viene convocato vuol dire che l'accordo c'era, non era solo una trattativa. E quindi qualcosa è saltato che noi in questo momento non sappiamo. Quanto riguarda Bremer, io sono sicuro che va alla Juve. Alfredo, il presidente Airone Bomber ha sentenziato stavolta niente rilancio. Poi andiamo da Albanese e Milano. Scusami, ma se io... Ma se io convoco il mio presidente oggi che è tornato alle ferie, è andato in ferie ed è tornato in sede, scusami, e gli dico qui siamo messi sui 30, che facciamo? Sempre 30, di che parliamo? Il mercato è delle leggi, ma se ti dico la verità, siete messi sono stati anche troppi, il mercato è delle leggi, se ad Andrea una volta sono andato a prenderlo per portarlo in Scozia, con l'aereo, se non mi ricordo, con l'elicottero, non mi ricordo bene questa storia, se lui contemporaneamente, con l'aereo, scusami Andrea, presidente, se lui avesse avuto la possibilità di scegliere e in Scozia avessero traccheggiato per 2 mesi, ma secondo te Andrea avrebbe aspettato gli scozzesi per 2 mesi? Arriva un altro, gli offre di più, un progetto diverso, non ti aspetta più. Io penso che certe cose non possano accadere nel 2020 o nel 2050, neanche nel 1990. È inconcepibile che tu abbia in mano un calciatore per 7 mesi e lo tenga a bagnomaria come se fosse una tua esclusiva e come se tu dovessi chiuderla a prescindere dagli altri. Gli altri ci sono. E poi, da quel famoso metà maggio di De Ligt, quando De Ligt disse non rinnovo, siamo arrivati al 1° luglio. Dal 1° luglio al 18 luglio, che è oggi, è stata un'operazione da 15 giorni che la Juve ha chiuso in maniera mirabile, brillante, rapida, scattante, senza crearsi dei problemi, via e i soldi da impiegare. Per me il mercato è questo, poi puoi sbagliare, puoi indovinare, ma io lo dico perché non abbiamo raccontato delle barzellette per 7 mesi, altrimenti se parlare così di Bremer per 7 mesi, o uno lo internano al manicomio oppure c'è un altro tipo di problema. Problema è che per me non si può bloccare un giocatore per così tanto tempo senza chiuderlo. E mi aspetto una proprietà che mi dica per favore chiudilo e poi vediamo Bremer. Si può fare, allora non puoi fare calcio a certi livelli. Venerdì. Posso aggiungere una cosa, gli appuntamenti sono andati oggi. Quell'appuntamento c'è stato, ma il Torino non vuole chiudere a 30 perché domani spera ed è convinto. Ma magari posso aggiungere. Leonardi, poi dobbiamo andare a Milano e Torino. Forza. Sì. Pietro. Allora io dico che riascoltando un po' tutto c'è un dato di fatto che se come dice Alfredo c'è un accordo a monte e non si è fatto, questo avvalora ancora di più una situazione che per farlo c'era bisogno di vendere e si è data troppa sicurezza alla cessione. Bravo. Non convocando addirittura il calciatore che e comunque aveva anche ha un infortunio fatto sì che però non era computato. Cioè, va bene, perfetto. Questo però fa sì che anche non è tanto secondo me un problema del Torino che va a rilancio. Se ci fosse stato un accordo di questo tipo bastava firmarlo
e acquistare il calciatore. Io ritengo che i dirigenti dell'Inter abbiano fatto il massimo sulla base di un qualcosa che però non è avvenuto, che è stato quello di cedere un giocatore che pensavano di aver già ceduto. Sono pienamente d'accordo con Beppe Galli quando dice che però il vero affare lo fa la Juventus, perché io non so a quanto è stato venduto, rivenduto De Ligt, non ho idea, perché non so al dentro di queste cose, però sicuramente molto meno di quanto è stato acquistato e non ha reso. Perciò ha fatto un affare, l'Inter ha acquistato sicuramente ad una cifra inferiore Skriniar, e se lo va a cedere, lo va a cedere per una cifra superiore, questo vuol dire che fa anche un'ottima plusvalenza. Ma nel momento in cui tutto questo non avviene, l'Inter a mio parere non si indebolisce. Non ritengo corretto andare a spiegare a Skriniar perché gli hanno promesso dei soldi al Paris Saint-Germain che deve giocare all'Inter. Lui ha un contratto, non so di quale durata, ma se il Paris Saint-Germain non compra il giocatore non è mica colpa dell'Inter, perciò si rimbocchi le maniche e vada a giocare perché ha un contratto e faccia il suo dovere di calciatore. Su questo i dirigenti dell'Inter non hanno assolutamente responsabilità, e ribadisco finendo che l'Inter non si indebolisce, e chi aveva bisogno di migliorare era la Juventus, soprattutto in quel reparto. E io penso che vendendo De Ligt, prendendo eventualmente, ma non sono ancora sicuro, ribadisco, domani può cambiare tutto magari, anche stanotte. Ma prendendo Bremer sicuramente migliora. Anche stanotte. Questo è il mio punto di vista finale. Perché comunque l'Inter anche stasera non rilancia. So. Però la lettura è molto chiara, l'Inter aveva fermato il calciatore già da molto tempo, che questo è risaputo. E di conseguenza però se non si cede, e su questo ha ragione Alfredo, la responsabilità è totale del club, della società. La società deve dire tu lo compri a prescindere, non che aspetti di cedere. Perciò la bravura del dirigente è quello di averlo fermato prima ancora della Juventus, quel calciatore lì. Poi magari se c'è l'opportunità di acquistarlo senza vendere fanno l'affare, ma se non c'è questa opportunità che possono fare? Perciò io ritengo non è un problema di 30-40 milioni, è un problema che pure se gli dicevano 30 milioni non lo potevano comprare. Questo è quello che io vedo oggi qua, che ascolto da chi fa mercato da una vita e perciò sa le robe, e di conseguenza penso che la storia è molto semplice e chiara. Adesso bisogna vedere se arrivando la Juve si apre questa concorrenza, magari stanotte ci ripensano, il buon cinese gli dà un po' più di soldi e comprano il giocatore, ma questo non lo può sapere nessuno. Allora Alfredo, poi ti faccio finire, devo andare da Albanese, da Torino, da Viscoiese a Milano, perché un'altra chance l'Inter ce l'ha, nel senso che non è 99 Juve e 1% Inter, un'altra chance l'Inter ce l'ha perché Busardo, essendo quello che deve portare Skriniar a Parigi e Bremer a Milano, sta cercando di velocizzare Parigi, prendere i soldi, fare l'affare e far chiudere Bremer. E a quel punto Busardo ha fatto il quadro completo, ovvero ho fatto sia l'una che l'altra. Non è semplice, anzi è molto complicata. La Juventus si è inserita benissimo, la Juventus sta facendo un mercato intelligente e d'anticipo. Giovanni Albanese nel frattempo è arrivata la pimenta, ha salutato tutti, compreso te, compreso Sport Italia, si è portata De Ligt, ha detto signori arrivederci, grazie. La pimenta che ovviamente è al primo mercato, purtroppo senza il buon Mino Raiola, e comunque con la Juventus ha fatto buone cose. Ti prendo, ti porto Pogba, mi prendo e mi riporto da un'altra parte De Ligt, diciamo che la signora zitta zitta sta facendo delle grandi cose. Albanese da Torino, buonasera. Ciao Michele, buonasera a te, un saluto ai tuoi ospiti. Assolutamente sì, un po' sulla scia di quello che è stato sempre il modus operandi di Mino Raiola. D'altronde Raffaella Pimenta lo ha collaborato per 18 anni, è arrivata nella tarda mattinata, subito trasferimento alla Continassa, pranzo con Pogba, poi nel primo pomeriggio summit con la dirigenza bianconera per formalizzare sostanzialmente il trasferimento di Matthijs De Ligt. La Juve riprende gli stessi soldi che aveva investito 3 anni fa quando prelevò il difensore olandese dall'Ajax. Nel pomeriggio De Ligt ha sostenuto l'ultimo allenamento alla Continassa, poi ha salutato Massimiliano Allegri e i compagni di squadra, si è presentato
a Caselle per partire alle 18.30 in direzione Monaco di Baviera, dove domani sosterrà le visite mediche e diventerà ufficialmente un giocatore del Bayern. Sempre domani la Juve proverà a fare all-in su Bremer, che è stato individuato come primo sostanzialmente in alternativa all'olandese. Allora, sentiamola Raffaella Pimenta, sentiamola, mentre giustamente c'erano anche delle interferenze perché Leonardo faceva le domande a Pedullà. Direttore, aspetta, fai parlare Albanese da Torino, che altrimenti pensa che la domanda era per Albanese. Ero sentiamola curioso. Pimenta. Che cosa? Ero curioso di sapere a quanto è stato venduto. Allora, chiama il commercialista, quanto è stato venduto preciso Longhi? Dai, rispondi. 75, Delict. Delict. 75. 75, direttore. 75. 70, 70 più 70 più tanti bonus, secondo me vanno oltre gli 80. A posto, benissimo. Vabbè, meglio che non commento. Perché non commenti, direttore? Perché? Hai commentato fino ad ora anche mentre parlava il corrispondente. Perché dopo questi ultimi due campionati, pagare 75 milioni un calciatore che ha fatto poco e niente è assurdo.